Cristo es el verso dunque, lo fai lì, né non entrare nelle telecamere, senza fili, per vedere dove abbiamo gli allenatori più frequenti, chi fa queste battoni. Però scusate, quel cos'è giocato dell'arte, visto che intorno a noi la differenziata è aumentata, Modena, San Cesario, Castelvetro, Castelnuovo, Vignola, allora si è aumentata, bisogna aumentare ancora di più, vuol dire che qui la gente non è che è andata a portarla, ha fatto più differenziata. Io sono a base casita e io che lei dice sì, da adesso sto, non mi fate parlare. Adesso. Adesso sto per il passo fuori, se tu hai permesso. Il Batume è una delle fonti di delinquenza attuale in Italia. Le comandi, le spero che sappiano, siano allora, se sappiamo in Emilia Romagna che si è stata la guardia, scusi, non è un'altra, non capisco, è stata la guardia, cioè Emilia Romagna sta provando a mettere in piedi un sistema di questo tipo. E visto che non c'è bisogno, fatti i nomi di Roma, Firenze, Pisa, San Marco Pascoli, Spilamberto, Patria Bologna, vuol dire, non vi sto dicendo che è una roba che siamo diventati noi, è un'operazione che sta venendo avanti. Come verrà avanti non so se verrà modificata sicuramente. Adesso lascio per alcuni dati di Zerboni per provare a integrare anche questo, scusate. Però il tentativo è o sdrappiamo sul piano ideologico di scontro, o di l'auto qua, l'auto out, ma io credo che qui stiamo tentando in maniera molto laica e molto passo dopo passo di migliorare un risultato, perché ripeto, l'obiettivo di Spilamberto, vorrei ricordarvi, perché qui siamo tutti bravi a dire quello che accade oggi, nel 2004 avevamo 24% di differenziata, oggi siamo arrivati nel 2011 al 52%. L'obiettivo è di arrivare quest'anno a 60 e poi di arrivare a 70 e in un altro anno e mezzo, due. Quindi vuol dire, con quei dati lì, credo che sono dati che dovrebbero essere, faccio un applauso a tutti, perché tutti meritano un'operazione del genere. Poi non mi contesto la tessera, va bene, ci ragioneremo, è stato un buco dell'acqua, vedremo. Però, per favore, l'obiettivo è fare una raccolta A, una raccolta B o avere il 70%? Io credo che il 70%. Partiamo da questi numeri. Se sono aumentate le carte di 15 tonnellate, 4,8 cartone, 28, vuol dire che agli impianti si è andata più grossa. Poi che ci siano dei comportamenti più eclatanti in alcuni casi, cittadini, che magari siccome provano ad aprire, ma non dico mica che non si aveva, in alcuni casi ci si prova a aprire, non si apre, la gente si arrabbia, si dà lo spintone, però magari si forma anche personalmente, si riguarda così. Però è oggettivo che agli impianti più matrici differenziate ci sono andate. Allora, questo non è andato da poco, perché questo ha consentito di fare i benefici che abbiamo detto prima, anche ambientali. L'altra cosa, se la regione ha dato questo finanziamento, vuol dire che questo è un tema che interessava, è un tema importante in cui la regione di Romagna vuole lavorarci, perché in altre regioni molto vicine a noi, il Veneto, non so se voi sapete, ma nel Veneto c'è il più alto rapporto di ecomafia, il rapporto di Legambiente, c'è il più alto tasso di ecomafia sui rifiuti in Italia, ed è nel Veneto, qua vicino, non è che sia così lontano. Quindi vuol dire che non siamo così lontano dalle regioni in cui l'ecomafia si alimenta con i rifiuti. Quindi la regione Emilia Romagna, se fa un investimento di questo tipo, ha anche un obiettivo. E penso che per la cittadinanza di Spilamberto avere l'opportunità di provare a sperimentare questo sistema sia anche un'opportunità. Poi esisteva la difficoltà che diceva il sindaco, quando tutte le cose riescono perfettamente, si finiscono giuste, può anche essere. Però la sfida qua è riuscire a trovare un sistema esportabile, e per quello che è contenuto il
parco cassonetti esistenti, perlomeno la maggior parte del parco cassonetti esistenti, perché se non sarebbe stato efficace, se io prendevo tutto il nuovo, installavo le pareti, probabilmente avrei avuto 10 volte in meno i tassi di guasti. Così perché quando abbiamo fatto il laboratorio, cioè non è che io sono venuto qui a fare lo spinamberto senza averlo mai provato, l'abbiamo fatto in laboratorio, l'abbiamo lavorato in laboratorio, 3 mesi funzionava tutto. Dopo la lascio a pronto, vorrei finire un po' delle cose finali. La signora diceva che la sentenza è stata persa. In ogni immigrazione, quando viene fatto queste esportazioni, non è che ogni immigrazione di dati ha un tasso di errori. Io non ho visto un grande rapporto di errori, lei probabilmente non è più sfortunata, non abbiamo avuto, sono esportazioni massive. Questo mi stupa il punto dell'errore, il fatto che poi non viene richiamato, però ecco, non abbiamo visto diciamo, dei grossi errori nella migrazione massiva di risultati. I 9.000 euro che il comune potrebbe pagare dipendono ovviamente dalla tassa di successo di questa sperimentazione. Alla luce dei risultati, sicuramente se questo è un trend non solo da pagare, perché quelli erano persone che devono servire per fare negli anni dopo la garanzia la manutenzione dei contenitori, ma abbiamo visto che la così drastica, la riduzione è così veloce, l'accelerazione che sta andando il tutto che ci porterà ai risultati di un penso attendere ancora migliore di questi, quindi queste somme penso già nel prossimo anno dovrebbero esserci. Questo è in prospettiva qui previsto e per il discorso della qualità, come diciamo, noi non abbiamo visto dei cambi di qualità significativi alla prima volta, abbiamo visto solo un aumento delle quantità per quanto riguarda la qualità dalle analisi che si fa in consorzio di filiera, quindi Corella e Cimieco, non sono cambiati, sono numeri che sono paragonabili a quelli di prima. Quindi abbiamo più quantità e quindi maggiori introiti del consorzio di filiera, questi introiti vanno anche loro come enti di detrazione dei costi, quindi è positivo, perché aumentare il quantitativo a pari di qualità vuol dire che c'è tutto maggiore del consorzio di filiera. Avendo lavorato per 30 anni nell'automazione si capiva inizialmente
questo lo scopo di tracciabilità che può essere utile, ma finita lì. Non possiamo andare a dire che abbiamo differenziato bene o male in questo sistema quando non riusciamo a riconoscere cosa c'è dentro per sé. Per quanto riguarda i volumi, direi che forse Sagittario supera fino a terra, che ha fatto una sperimentazione che io credo virtuosa, nel senso che ha ridotto le bocchette di inserimento di sacchetti, ha fatto certe operazioni, io avrei voluto un po' di coperta. E allora lì sì, andiamo a differenziare, andiamo forse a raccogliere in modo diverso, che sapete rimane. Stamattina ho fatto un giro per il quartiere Fondobosco, non so se lei conosce il quartiere Fondobosco, per curiosità, in bicicletta, ho schiacciato i pedali, passando le varie isole, ho provato a schiacciare i pedali. In tutte le isole ci sono almeno uno o due casamenti che si aprono senza testa. Non ho provato con la testa, perché poi faccio questa prova così per curiosità, perché visto che il 21 di aprile ho mandato dei agli amministratori del comune di Filamberto, di Cecopi, dicendo che nell'isola dove io confesso di solito c'erano dei problemi tecnici, che i casamenti non si aprono, non è che non si aprivano, prevalentemente rimanevano aperti. Peggio direi, no? L'ho fatto presente il 21 aprile, i casamenti sono ancora là che si aprono senza tessera del 21 di aprile. Un'altra cosa che vorrei far presente è appunto questa poca mancanza come posso dire, di collaborazione con i cittadini, perché se un cittadino dà la disponibilità, gli dice che c'è un problema, dà la disponibilità per risolvere il problema per monitorare. Io non ho sentito di una telefonata, di un'email, non sono stato minimamente contattato o tenuto in considerazione. E poi non vorrei essere capito, però quando si parla di ecomafie, ci sono le ecomafie e ci sono i monopoli. Alla fine sono due cose che i cittadini non gli chiede niente in casa, no? Vabbè. Invece l'amministratore vorrei dire un'altra cosa. Invece di avere un ente così di fronte a una platea così ampia di cittadini che non si vede mai ad essere membri di Filamberto, io sono uno che vengo al Consiglio Comunale, vengo alle commissioni, cerco di informarmi, non ho mai visto tanti cittadini. Allora mi viene il dubbio di dire, ma forse quando vado alle commissioni che ci siamo tutti e tre è perché forse i cittadini hanno paura a dire le loro opinioni, perché se vengono retribuiti dal sindaco così. Che sindaco, questa sera mi è sembrato più che il difensore dei cittadini, il difensore di ERA. Allora io vorrei dire, sono un sindaco. Se nel suo futuro, come si chiama il paese, come sono voi sul paese, c'è una serie di ERA, io mi auguro, perché è giusto che lei finito il suo mandato, trovi un ottimo posto di lavoro, però non vedo il caso di continuare con una sperimentazione che si rischia che uno non funziona, non porta vantaggi ai cittadini, porta dei risultati che non sono veri, non sono veri, perché non siamo sicuri che quella carta, quella plastica, quel vetro siano così, perché fini. Scusate, ma mi agito sempre un pochino, ma specialmente con gli amministratori. Non sono veri, perché chi che qualcuno non fa vedere dentro il casamento cosa c'è, non lo possiamo sapere, se non ci mettiamo dei sensori che lo riconoscano. E non mi venga a dire, ripeto, che lei era che non ci sono i metodi oggi di controllare tutte queste cose. Il discorso è un altro, è che con 340.000 euro quelli che erano, era il suo affare solo questo, e finché non arriverà ad un altre sperimentazioni, non potrà evolvere questo sistema, ma questo è un sistema stupido. Seconda cosa, il sistema è stupido perché i cittadini non lo accettano. Se i cittadini non lo accettano e vanno a stringere il pilone, o come ho visto dentro la fascia elettrica nel pendolino, eccetera, eccetera, vuol dire che non arriviamo al risultato, perché il risultato deve essere quello di una coscienza civica. Ok? La coscienza civica forse è quella di trovare un cassetto con le bocchette ristrette dove rompiamo il cartone, lo mettiamo dentro, ora svuotiamo le volte,
le proprie cose al proprio posto. L'indifferenziato dice di vedere dei sacchi alti così, ci mettiamo i sacchi piccolini e ora abbiamo differenziato. Forse la sperimentazione del porta a porta, come io preferirei, era molto più mirata a quello che è il discorso della differenziazione, del riciclaggio e di tutto quello che ne produce. Allora, forse un'amministrazione, visto tutto questo, non è che si deve buttare a dire ho fatto una scelta e vado fino alla morte su quella scelta. Può anche dire, signori, abbiamo provato, abbiamo appoggiato un'azienda privata e bisogna che ce lo continuiamo a dire. È un'azienda privata, non è più un'azienda pubblica. Abbiamo appoggiato la sperimentazione di un'azienda privata, però ad oggi non abbiamo ottenuto i risultati che hanno ottenuto i nostri vicini, il sagittario, che erano al 51% di differenziata, sono arrivati al 60, hanno fatto un ulteriore passo rispetto a noi. Noi gli stiamo correndo dietro, ma con un sistema che i cittadini non accettano. Se i cittadini accettano di più quel tipo di sistema, adottiamo questo. Non continuiamo con una sperimentazione inutile. E chiedo una cortesia, come l'assessore, chiedo all'assessore, dico che sono 3 anni che chiedo, che almeno nel periodo autunnale, quando in Gran Italia dove abito, ci sono montagne di foglie e non sappiamo dove metterle, che il carro delle foglie faccia un passaggio in più, visto che in autunno il carro della plastica penso faccia un passaggio in meno. O se no, farò come ha fatto quel cittadino che trovando il cassonetto chiuso le ha portato l'immondizia in comune. Grazie. Questi dati che noi abbiamo visto, io non ho mai visto proprio i primi.
prima per tutelare la prima si tessera e continuavamo a buttare comunque se si potessero dire anche altri segni, non lo so, per capire perché comunque resta il fatto che il sistema un po', secondo me, non funziona. Al tema di cui
è da poco che vivo il centro di Spinalberto, donando, perché abitando fuori, lavorando fuori, ho vissuto sempre poco. Si dovrebbero educare più gli extracomunitari, perché noi abbiamo un milione del, non so come si può definire, un cestino del pattume a fianco alla porta del bar. Ci siamo stancati di vedere abbandonato del pattume con degli odori assurdi a fianco al nostro bar. E si discute ogni giorno, siamo stanchi, Spinalberto è vissuto solo dagli extracomunitari. Dalle 7 in poi si vive con loro, non voglio essere razzista, però si dovrebbero educare proprio alla polizia, perché noi cittadini siamo stati definiti appunto, cioè dobbiamo educarci, cioè dobbiamo essere bravi alla polizia militare, e loro quando si educano? Cioè, non va bene questo. E non voglio essere razzista. Intanto sono qua, tutti i giorni sono qua, come si fa anche Salvo, il fatto che